Siamo dalle parti di Canary Wharf e questa è la DLR, sta passando. Certo, potevo scegliere un posto migliore per fare un video, comunque rispondo alle domande di Giuseppe che mi chiede delle informazioni su lavorare da contractor e aprire limited e cazzi e mazzi. Domanda 1: come funziona aprire una limited? Passaggi da considerare. Passaggi da considerare sono che devi chiamare il tuo commercialista e chiedergli di registrare la tua limited con il nome che scegli e pagherai circa 100-120 pound massimo. Potete anche farlo da soli, andate sul sito delle company, government, comunque c'è un sito ufficiale di cui potete farlo voi, ma non ha senso perché tanto dovrete pagare un commercialista, quindi fateglielo fare a lui. Molto semplice, niente di difficile. C'è solo un cavillo, è importante che si parla di limited operate in Inghilterra, quindi il director, che sarete voi, deve vivere e pagare le tasse in Inghilterra, quindi passare più di 180 giorni nel Regno Unito, altrimenti non sarebbe, le cose si complicano e non vi so rispondere. Cioè, nel senso, bisogna avere un director, perché può esserci più di uno, che sia stabile per almeno più 50% dei giorni in Inghilterra, altrimenti uno cosa fa? Apre una società, poi va a vivere in Spagna. Lì è un po' diverso, e vi dico come si fanno le cose pulite e semplici. Quindi si assume che voi avrete residenza fiscale in Inghilterra. Quanto costa un commercialista? Un commercialista può costare da 75 a 100-120 sterline al mese. Moltiplicatelo per 12 fa 1200-1400, massimo 1500 sterline all'anno vi costerà. Poi, costo di un conto corrente inglese, il mio costa 5 pound al mese, il mio collega invece non spende nulla, quindi praticamente zero. Per aprire un conto corrente business, aspettate che ce la metto. Diciamo, per aprire un conto corrente business bisogna aver registrato la vostra società, ovviamente. Una volta che avete le prove che l'avete registrata, andate da Barclays, andate da Lloyds, vi portate le prove, loro in un paio di settimane massimo vi danno business bank account. Quindi molto semplice. Prevalenza, e ovviamente ci vuole un proof of address, dovete vivere in Inghilterra, avere indirizzi, bollette a nome vostro. Prevalenza, è necessaria una prevalenza di committenti inglesi a fine della dichiarazione dei redditi. Non so esattamente cosa mi chiedi qui, ma immagino che si ricollega a quello che ho detto prima, cioè che dovete avere piede in Inghilterra per un tot di giorni all'anno. Poi se io per esempio ho lavorato in Irlanda 4-5 mesi, continuavo a usare la limite d'inglese perché sapevo che le tasse le avrei pagate in Inghilterra. Quindi non ci vuole una prevalenza di committenti, potete anche avere un anno che avete 10 clienti e vi pagano un casino di soldi, l'anno dopo non vi pagano nulla e state fatturando poco e la limited resta che fattura quasi niente, non dichiara nulla, non è un problema. Una volta aperta avete i costi di mantenimento, che sono avere un commercialista che se ne preoccupa, che ogni 3 mesi vi fa il VAT return, vi fa la contabilità una volta all'anno e basta, niente di complicato. Potete anche avere una VAT passiva che non fa più nulla e al massimo la chiudete. Scusa, una limited. Ultima domanda, aspetta che ripassa. L'ultima domanda è: conosci apriraunalimited.com? Ho dato un'occhiata in mezzo secondo a quel sito, praticamente da quello che ho capito è un sito italiano che vi aiuta a aprire una limited company. Immagino per chi non vuole avere piede in Inghilterra, mi ricollego a quello, e quindi probabilmente vi diranno: ok, registriamo come direttore uno dei nostri maestre persone che ha sede in Inghilterra, così tu puoi legalmente avere l'azienda che fattura tutto in Inghilterra anche se non ci vivi. Immagino che vi costerà un occhio della testa, al posto di 100 sterline per aprirla ve ne costeranno 1000,
poi magari le faranno pagare altre 1000 per una percentuale tot ogni anno perché loro devono mettere una persona che fa da director in Inghilterra che giustifichi la vostra sede in Inghilterra, nonostante voi non viviate in Inghilterra. Quindi insomma, evitate, non avete bisogno di usare un servizio del genere se siete persone come me che vogliono fare i contractor, i liberi professionisti nell'informatica o in altri campi e vivono in Inghilterra più di 180 giorni l'anno. Spero di essere stato chiaro. Adesso vi saluto che vado a finire la mia giornata lavorativa in questa bellissima giornata di maggio che sembra febbraio, gennaio. Ciao.